Esattamente. Cosa ho raccolto? Rope. Ragazzi, ok. E vedete, non scende il coso di allerta. Sotto c'era qualcosa di utile. Probabilmente no, sto solo perdendo tempo. Munizioni a tempesta. Forse qui dovrei mettere una corda lunga robusta in fibra di nylon. Mi fa molto piacere. Ah sì? Oh, ma dai! Proprio ne è valsa la pena. Andare là sotto per le munizioni. Oh, ma la smettete! Guarda un po' te. Senti, così quando mi inseguono si beccano una sorpresina. Ok, ho dovuto caricare perché era crashato l'emulatore. Forse a causa di questo eccessivo utilizzo di granate stordenti. Snake, quella è la porta del camminamento. Non si apre, neanche se uso la tessera. Giusto, me l'ero scordato. Ne sai qualcosa? A volte quella porta si ghiaccia all'esterno e rimane bloccata. La prossima volta avvertimi prima. Allora, cosa dovrei fare? È impossibile aprirla dall'interno. Usano sempre del C4 o altro da fuori. Da fuori? Non si può aprire da dentro. Mi dispiace, è impossibile. Ma non preoccuparti, ce la farai. Ci sono due camminamenti che collegano la torre A alla torre B. L'altro è sul tetto. Basta che usi il camminamento superiore. E si continua a scalare allora. Ciao. Fatemi rimettere qui. Questa è una di quelle parti dove lo stealth non esiste. È una fase di azione obbligatoria. Quasi divertente. È incredibile il fatto che lui non si stordisca con le stun. Sì, ma quanti piani ci sono su sto coso? Oh, regà. Voglio usarne un'altra. Oh, aspetta, aspetta. Razione, sì, ma... adesso ci becco schiaffi. Scommettiamo che non è valsa la pena. Tacci tua. Beh, dai, a conti fatti... è andata bene, credo.
E qua fuori, se non sbaglio. Eh sì, non credo di sbagliare. Facciamo un quick save. Eh già. Dannazione. Snake! Mi dispiace, ma non posso lasciarti passare. Liquid. Non andrai più da nessuna parte. Muori! Un bel salto, se solo avessi una corda. Forse potrei usare quella fune che ho trovato. Che cosa credi di fare? Puoi combattere con un Hind a mani nude? Ora sei mio! Se resto qui, sono finito. E andiamo. Non c'è bisogno di pensarci due volte. Aiuto? Ecco come fare a calarti. Premi il tasto croce per saltare lontano dal muro. Poi premi in basso sul tasto direzionale per andare verso il basso. Se salti mentre premi sinistra o destra sul tasto direzionale, puoi spiccare un gran balzo nella relativa direzione. Puoi tenere premuto il tasto cerchio mentre usi il tasto direzionale per camminare lentamente da una parte all'altra del muro. Se starai attento ai tempi, dovresti riuscire a scansare i colpi del Hind mentre ti cali sul camminamento. Nei, se c'è qualcuno che può riuscire in questa impresa, sei tu. Ok, grazie mille per il tutorial. Ok. No, vabbè, non è esattamente semplice da governare sto coso. Sì, vabbè, ma il vapore è giusto, giusto qua. Le sto a pian un po' di schiaffi, le razioni me le sto perdendo, ma amen. Posso... Ah, non posso curarmi, quindi... Devo arrivare... Porca miseria. Dai, Snake, sei arrivato. Tipo prima di subito. Ok, questa è la famosa porta congelata. C4. Sì, vabbè, dai. Ma giusto per... Che in realtà non mi serve a niente rientrare qui.
c'è ancora qualcosa che svolazza nei paraggi e lì in fondo c'è Gent. Potrei utilizzare il PSG1 o un'arma che utilizzo da ancora... non utilizzo da ancora più tempo, che rende il tutto più simpatico. Ciao ragazzi. Guarda che carini. Cioè non notano questo coso. Posso aspettare qui che finisca il carburante? Sì, magari quando esplode li becca tutti, ma credo li becchi tutti a prescindere. Sì, esatto. Capito, adesso si allarmano. Parecchio resistenti. Arrivo. Questi sono i famosi soldati con il quoziente intellettivo di 180. Guarda, guarda, guarda proprio. Ti entro dentro gli occhi. A che spari? Ma forse questo qualcosa l'ha capito, ma un po' troppo tardi. Ma è ancora vivo? Ops, aspetta. Oh, wow, 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 wow. Io volevo fare la figata e tu mi spari? E vuoi vedere, ci muoio? Perché complicarsi le cose? Questo è un po' più intelligente. Prova a mettersi in copertura. Ok, spaita musichettina. Ma c'è ancora il mio fratellino o fratellone, quello che è. Cercati questo. Abbiamo uno Stinger, signore e signori. Sam portatile. Così. Per divina provvidenza, piazzato proprio qua. Non c'è il radar. Dannazione! Ok, niente, le scale sono frantumate, quindi bisogna prendere l'ascensore. What? Non sparare! Sono io, non sparare! Sono io, Snake! Otacon, come hai fatto ad arrivare qui? In un modo meno teatrale di quello che hai scelto tu. Io soffro di vertigini. Hai visto tutto? Sì, stavo guardando. Ero nel retro del camion, grazie alla mimetica ottica. E come hai fatto a salire fino a qui? Con l'ascensore, naturalmente. Il primo piano dello scalone è stato distrutto. È per questo che ho preso l'ascensore. Allora prima funzionava. Già, proprio così. Sei incredibile. Come l'eroe di un film o cose del genere. No, ti sbagli. Nei film l'eroe salva sempre la ragazza. Vuoi dire Meryl? Mi dispiace. Dimentica quello che ho detto. Snake, c'è qualcosa che ti devo assolutamente chiedere.
È per questo che ti ho seguito fino qui. Ti sei mai innamorato di qualcuno? E sei venuto qui per chiedermi questo? No, voglio dire, io mi chiedevo se anche i soldati si innamorano. Che cosa stai cercando di dire? Credi che possa nascere un amore anche in battaglia? Sì, ci credo. Credo che in ogni momento, in ogni posto, due persone si possano innamorare. Ma se ami qualcuno, devi essere in grado di proteggerlo. Lo penso anch'io. Ho un favore da chiederti. Non ti preoccupare, è una cosa semplice. Te l'ho già detto che io non voglio far del male a nessuno. Non dovrei fare niente del genere. Ok. L'ascensore è bloccato in basso. Voglio che tu lo faccia muovere. Lo vedi? Che strano. Prima funzionava, ora invece non più. Forse il pannello comandi è rotto. Lo puoi sistemare? Prima era a posto. Se il problema è nel meccanismo, ci penso io. Io devo andare a schiacciare una mosca fastidiosa. Ok, io resterò qui a presidiare il forte. Buona fortuna. Sei imbriconciato veramente male, stai bene? Non ti preoccupare. Basta che faccia così e sto meglio. Devo solo pensare di non essere qui. Allora mi passa la paura. Una logica originale. Conto su di te. Pure un bel discorsettino sull'amore. Ah, adesso qui le scale non sono più bloccate. Ma... accidentaccio. Se non sbaglio sta parte è tutta così. La prima torre piena di nemici. Seconda, ecco qui, piena di telecamere. Sparacosi. Siccome non c'è il radar, mo devo andare un po' così. Certo, se sapessi quanto dura di preciso una chaff, potrei ottimizzare il consumo, ma sinceramente chi se ne frega. Ah, mi sa che siamo arrivati, tra l'altro. Sì. Missili Stinger, vabbè, si è capito. Adesso affronteremo l'altro Snake con un lanciacosi. Vediamo se adesso Nastasha dice qualcosa. Hai missili Stinger. Ora hai perlomeno una possibilità contro l'Hind. Soltanto una? Beh, non è esattamente un combattimento ad armi pari. Quell'Hind è un mostro. Hai solo una piccola possibilità di vincere. Ma è meglio che niente. Grazie per l'analisi, Nastasha. Molto incoraggiante. Per abbattere quell'Hind devi trovare un punto che ti consenta una buona visibilità. Non cercare di combatterlo da lì. Sali sul tetto e avrai una linea di tiro libera. Beh, sempre siccome siamo in una situazione particolare, non fa l'analisi delle armi equipaggiate. Quick save. Ora scontro fratricida tipo Dante e Virgil. E così alla fine il serpente è uscito dal suo buco. Sei pronto ora, fratello? Perché mi chiami fratello? Si può sapere chi diavolo sei? Io sono te, sono la tua ombra. Cosa? Chiedi al padre che hai ucciso. Ti spedirò a incontrarlo all'inferno.
Stinger, vieni a me. E santo cielo. Wow, quant'era complicato. Ma dopo, regà, ho cambiato idea. Faccio prima a fare pace con mio fratello che ad ammazzarlo. Sì, vabbè, poi da qui con tutti i detriti. Ma raga, ma era davvero così folle? Sì, grazie di avermi disintegrato la vita. Perché se non l'aggancia definitivamente, il colpo se ne va un po' a schifo. Sì, ok, dovrei evitare i suoi colpi, ma sono più preso dal fatto che non riesco a beccarlo, ma manco per sbaglio. Cioè, non riesco ad agganciarlo, è quello il problema. Vabbè, qui non ho premuto. Può essere che ricordo male, ma non credo. Cioè, forse basta quando si vede in quel modo. Ah, ok, wow, ricordavo male. A volte nei giochi uno ci becca un po' di schiaffi semplicemente perché ricorda male. Capita anche questo. Eh sì, proprio sta trave è proprio qua. Un bel po' comunque, visto i pochi danni che gli ho fatto. Accidentaccio a te. Non credo di poter sparare in sequenza perché hai il periodo di invulnerabilità. Sti cavoli. Sì, ma ho preso un po' troppi danni all'inizio. Non credo di potercela fare. Sì, per un periodo non lo riaggancio, infatti. Sparo qui, non lo becco. Adesso mi spara. Credo, no, sì. E dai, spara. Eccolo. Eh sì, dov'è che arriva? Chi se lo ricorda? Scusami. Ok. Oh, via. Accidentaccio. Questo è un buon punto dove combatterlo, credo. Solo che uno deve gestirsi bene le coperture. Ah, proprio così, ciao.
la musica sparisce, ma ti vedo lo stesso. Crepa tu. Ti vedo comunque sul radar. Se anche ti perdo d'occhio. Molto d'effetto però la cosa che sparisce la musica. Ok, ci ho messo un po' a ingranare. Però adesso ci siamo. 9 su 20, va bene, approfitto per prendere. Anche se 9 dovrebbero passare, se non faccio errori. Wow, quanto spara. Ok, non è ancora soddisfatto. E giochiamo a nascondino, fratellino. Sto qui che ti aspetto. Paradossalmente diventa quasi più facile la battaglia in questa fase. All'inizio se ne sta più distante, quindi è un po' più difficile agganciarlo. Beh, non tanto. È comunque un po' più difficile, ma in realtà il problema principale per me è stato che non mi ricordavo che quando si vedeva lì rosso voleva dire che già era stato agganciato del tutto. Sei tu quello con zero vita. Vai a crepare te. Fratellino, perché sei immortale? Beccati questo. Cari, eccolo. Abbiamo scoperto chi è il serpente più forte. Snake, l'ascensore funziona. L'hai riparato? No, questa è la cosa strana. È partito tutto da solo, ora sta salendo. Ah sì? Bene. L'esplosione di prima, che cos'era? Oh, ho dovuto eliminare l'elicottero. L'elicottero? Ma è incredibile, Snake. Ascolta, ho bisogno di sapere esattamente che cosa fare. E questa è la strada per arrivare al Metal Gear. Certo. L'ingresso della base sotterranea si trova verso il fondo del nevaio, lì davanti. Va bene. Cercati un posto sicuro dove nasconderti per un po'. Sto per andare di sotto. Lo so, lo so.
Non hai bisogno di dirmelo. E stammi fuori dai piedi. Non cercare di fare l'eroe o altre sciocchezze. D'accordo. Chiamami se hai bisogno. Certo che Snake a volte è proprio un po' rude. A non starmi in mezzo ai piedi. Ok, quindi dobbiamo prendere l'ascensore, scendere, attraversare un nevaio e poi raggiungere la base del Metal Gear Rex.